Poi altra cosa che lui sostiene è la barca senza chiglia, perché secondo lui la chiglia fa l'effetto sgambetto bellissimo. E questa è Questa è veramente veramente. proprio la quintessenza, secondo me, e no, Esatto. no, del dire, vabbè, io faccio proprio, cioè, non lo so, la fisica per dummies, va bene, cioè, Esatto, sì, esatto. eccetera, vabbè. Allora, prima di tutto. Lui comunque sulla sua barca ha una deriva a baionetta in legno, Esatto, tipo per cui, laser tipo praticamente, laser, esatto, per praticamente. cui onestamente già, cioè, o questa cosa che tra poco spieghiamo gli succede quando lui ha la deriva su, oppure è uguale anche per lui. Quello che lui sostiene è che durante un frangente, un'onda frangente, nel frangente di un Quindi un frangente, frangente al quadrato. esatto, Infatti è alto. praticamente, siccome quando si vede sulla battigia l'acqua che va verso l'onda, per cui l'onda ti ribalta da una parte e sotto l'acqua agisce sulla deriva, sulla superficie di Esatto. antiscarroccio e ti aiuta a far leva, per cui ti ribalta la barca. Ora, su un frangente, diciamo, questo moto dell'acqua, è vero, sicuramente, ma onestamente, se sei su un frangente al traverso, anche se hai la deriva su, non ti cambia niente. Secondo me, ti cambia talmente poco che non è un buon motivo per non fare la deriva, Esatto. soprattutto perché la deriva non è che sta lì, cioè il bulbo sotto la deriva non è che sta lì perché l'industria nautica è vicina all'industria del piombo, per cui vogliamo tutti scucire un sacco di soldi agli armatori mettendogli del piombo a caso, ma sta lì per dare la stabilità di peso. Esistono, diciamo, due tipi di stabilità: stabilità di forma, che è quella che diciamo, fa muovere il centro di galleggiamento più velocemente all'inclinarsi della barca, quindi Barca più la barca larga larga, e piatta, esatto, eccetera. e stabilità di peso. La stabilità di peso decide invece qual è la distanza, diciamo, tra il centro di gravità e il baricentro di galleggiamento. Su una barca su una barca, per esempio, autoribaltante, cioè autoraddrizzante più che altro, Sì. perché quelle autoribaltanti, su una barca autoraddrizzante il centro di gravità sta sicuramente sotto il centro di galleggiamento. Per cui quando noi, diciamo, ribaltiamo in teoria la barca, siamo in una situazione di disequilibrio in qualche Certo. modo, no? Per cui ha un piccolo movimento, è come se avessimo, non so, una penna, una matita su un dito, cioè, cade, e cade. Certo. Per cui più è basso il centro di gravità, se è basso rispetto al baricentro di galleggiamento, migliore è la stabilità di peso, di fatto. Esatto, quindi più la barca, diciamo, sbanda in questo movimento, più questo bulbo ha effetto sostanzialmente, effetto, Esatto. e tende a riportarla nella condizione originaria. D'altra parte, non so, tipo i Mini 650 non sono delle barche per fare regate sul lago, ma sono delle barche per andare in oceano. Loro fanno delle prove di raddrizzamento, che Sì, io penso esatto. che molto difficilmente passerebbero se non avessero sostanzialmente la chiglia, cioè dovresti mettere una quantità di peso in basso veramente mostruosa per far ripassare un Diciamo. test di addrizzamento, Ci certo. sono dei motoscafi, diciamo, delle barche non a chiglia che sono autoraddrizzanti, per cui hanno un momento di stabilità sempre positivo, ma sono molto particolari. Sono per esempio tutte le scialuppe di salvataggio che voi vedete, però lo vedete che sono molto particolari come forma e sfruttano di fatto, diciamo, il moto, lungo l'asse longitudinale del centro di galleggiamento, per cui in sostanza fanno sì che la barca, quando è ribaltata, galleggi, diciamo, con la poppa molto alta, non so come dire, per cui ha questa instabilità, per cui ritorna dritta, sfruttando di solito la cabina di prua, per cui la Certo. cabina di prua è stagna. Stagna completamente, e voi vedete tutte le motovedette della Guardia Costiera un po' grossa, tutte le scialuppe di salvataggio sono con questa conformazione qua. Quella barca sicuramente Certo. Ecco, no. La barca dei quello diciamo Tross. accetta il fatto che tu ti ribalti. Torni su, Esatto. diciamo che l'obiettivo su una barca regata è quello di ribaltarsi proprio, cioè non è Esatto, che. esatto. E in questo caso, quindi, quello che succede non è che l'acqua si sposti
come diciamo seguendo il cavallone e si faccia girare, ti faccia sgambetto la barca. No, non è così, l'acqua No, è non così. si muove in quel modo lì, non è vero. Anzi, oltre alla stabilità di peso, c'è il fatto che una pinna, diciamo, a parità di superficie di Antiscarroccio, antiscarroccio, diciamo. a parità di superficie di antiscarroccio, una pinna lunga ha maggiore inerzia, giusto? Esatto, dà maggiore Quindi inerzia alla barca, per cui è più difficile accelerare come rotazione la barca, per cui ci vuole, diciamo, ci vuole sì, più momento raddrizzante, per cui ci vuole più momento ribaltante, certo. diciamo, per cui più forza in qualche modo per riuscire a ribaltare la barca. Esatto. E siccome il cavallone è comunque è un evento che, diciamo, nel quale il fattore tempo è determinante, se questo bulbo mi rallenta questo Esatto. movimento qua, poi dopo a quel punto lì sono, tra virgolette, salvo. E Esatto, la barca si dovrebbe, diciamo, stabilizzare molto rapidamente con grazie all'azione del bulbo. Infatti, quello che succede è che i Rustler 36, che hanno la chiglia lunga e hanno molta poca profondità di coso, che fanno questa Global Ocean Race, si sono ribaltati. Uno si è ribaltato tipo addirittura di prua, di questo prova. della Susi, che adesso stanno diciamo recuperando. Adesso c'è una mercantile che sta andando, no? O una nave, non so, che Sì, sta una andando a cosa simile. recuperare. E anche Jean-Luc Vandenhede, Sì. lo stesso, si è ribaltato diciamo, pregiudicato l'armo, appunto ribaltandosi. E sono barche che comunque hanno quel problema lì, cioè nel senso che Sì. hanno la chiglia lunga, non è che non abbiano la chiglia, però comunque hanno la chiglia lunga, quindi non è che siano una figata le barche con la chiglia lunga No, non è per che non evitare il sia ribaltamento. Mi vero. sembra piuttosto evidente che non sono una figata. Esatto. Cioè, il fatto di avere tanto peso, di avere comunque il peso non tanto in basso, non è Non è una una grande grande. cosa contro il ribaltamento. Infatti, onestamente, non ho notizie di barche che si col bulbo profondo che si ribaltano, sembra che Sì, non rompano a meno che non ovviamente. rompano, esatto. Però Esatto. tutte le barche oceaniche a bulbo poi di fatto possono sfruttare il bulbo proprio per essere autoraddrizzanti anche quando sono capovolte dall'altra parte. Certo, Per cui certo. Quindi hanno magari lo devono abbattere un po' se hanno la chiglia basculante, abbattono un po' e Certo, si rimettono in piedi. la barca si rimette in piedi, infatti. Okay. Poi diciamo, un altro aspetto è questa prua T Esatto. che ha fatto che, come abbiamo detto già in altri video, è come pensavo io di fare questo è Esatto. significativo perché io lo pensavo a 4 anni, che fosse una figata quella di dare volume sopra la prua, invece diciamo che il design velico del New World Order è Esatto. andato nel È senso andato nel opposto. senso opposto. Esatto. Però c'è da dire che, cioè, diciamo, secondo me è inutile fare quella T lì, non è una Sì. pessima idea, secondo me comunque se, cioè, Dare ti dà dei problemi mazzate. strutturali delle Delle mazzate, mazzate avere una esagerate. cosa, meglio una Esatto. bella prua tonda se vuoi Esatto. proprio, tanto se va, naviga come immagino negli oceani, eccetera, una bella prua, una tondona, non è facile da fare in alluminio, questo è vero, uso Certo. Certo. praticamente solo lamiere dritte. Comunque Però non è facile da fare in alluminio, ma insomma, qualcosa di simile si qualcosa di può fare. simile si poteva fare. Esatto. Niente, tanto per chiudere troviamo, diciamo, un lato positivo per quanto riguarda ancora l'armo. Effettivamente, diciamo, il fatto di avere questo albero, che in realtà non è tanto arretrato nel suo caso, insomma, Sì, comunque no. lo mette abbastanza arretrato, con comunque i fiocchi, quindi con una diagonale importante diciamo degli stralli, è comunque effettivamente una tendenza nell'offshore. Per cui abbiamo delle rande che non sono in realtà tanto più piccole di prima, ma sono dello square top, quindi più che altro abbiamo i bomi più corti. Ecco, Esatto. questo certamente abbiamo i bomi un po' più corti e delle diagonali di strada molto importanti perché con vento forte in planata è importante avere la La barca che prova, sì. tenga sulla prua. Per cui il modo di mettere, diciamo, di dare questa diagonale importante alle vele di prua è una cosa intelligente, senza eliminare la randa, Sicuramente. però quello di fare questo armo un po' più schiacciato, queste diagonali importanti che più aumenta il vento, più tende a tenere sulla prua, eccetera, è comunque una tendenza che effettivamente, secondo me, abbastanza inconsapevolmente, comunque è Esatto. stata centrata, insomma, Sì, quello quello sicuramente. sicuramente, sicuramente. Anche se ce ne vuole di tela per tirare sulla prua d'alluminio. Sì, quello sicuramente, però comunque, insomma, tendenzialmente ci può stare. Ciao Dal ragazzi. nuovo ordine mondiale di Crevari, ci vediamo Ecco domani. tutto. Ciao. Ciao.